Sì, siamo partiti subito a 100% nelle nostre condizioni. Dovevamo trovare la vittoria a tutti i costi perché abbiamo perso contro il centro, una partita demeritata, abbiamo fatto proprio una brutta partita e oggi abbiamo dimostrato la squadra che siamo, i giocatori che siamo soprattutto, e speriamo di lottare al più presto nei playoff oppure più sopra. Ma nel pallone si deve aspettare, perché pure che è una squadra molto forte non sempre devi vincere, però piano piano arrivano i risultati. Come abbiamo visto oggi, abbiamo giocato tutti quanti insieme, finalmente abbiamo giocato 11 giocatori, no 1, 2, quindi abbiamo dimostrato di vincere tutti quanti insieme. La partita è finita 2-1, secondo me abbiamo avuto problemi i primi 10-15 minuti, dove loro hanno fatto subito primo e secondo gol, poi ci siamo messi d'impegno, ci siamo organizzati, abbiamo accorciato le distanze sul 2-1 e il primo tempo è finito 2-1. Una partita corretta, grintosa, purtroppo ci ha penalizzato l'espulsione nel secondo tempo di un nostro giocatore a centrocampo, siamo rimasti per tutto il secondo tempo in 10, che vuole, la squadra è bilanciata, abbiamo corso qualche rischio ma penso di aver fatto paura a Chiaravalle, Chiaravalle che si è meritato la vittoria. E noi continuiamo sul nostro campionato sperando di fare meglio e di rimanere nella zona playoff, che era la nostra meta a inizio campionato.